ha navigato in autonomia raggiungendo i 270 metri di profondità, ha scattato fotografie, realizzato scansioni sonar, mappato gli spostamenti, studiando i comportamenti e i ritmi di vita degli animali marini. Nell'arco di 4 missioni, il drone sottomarino Blusi ha esplorato i fondali del Mar Adriatico, prima sulla costa croata, poi lungo la dorsale costiera marchigiano-abruzzese, per monitorare lo stato di salute delle acque e raccogliere dati preziosi, che saranno messi in rete con molteplici scopi di tutela del mare. Spalato, San Benedetto, Ortona e l'ultima tappa a Fano. 4 missioni nel 2021, da maggio a novembre, inserite nel progetto di ricerca italo-croato Sushi Drop, avviato più di 2 anni fa, coordinato dall'Università di Bologna e finanziato dalla Commissione Europea, che ha visto come partner Contea di Spalato, Istituto Isor di Oceanografia, Flag Costa dei Trabocchi e Regione Marche. I ricercatori dell'Università di Bologna hanno illustrato al Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano i risultati delle missioni. Abbiamo avuto modo questa settimana di poter testare il Blusi in condizioni meteo marine non troppo favorevoli, quindi siamo riusciti insomma a spingerci molto più in là, sia dal punto di vista della guida, navigazione e controllo che dal punto di vista della ricerca scientifica, in quanto in particolare un elemento molto importante di questa missione è stato quello di testare lo strumento multibeam, quindi un ecoscandaglio che ci ha permesso di poter effettuare delle ricostruzioni del fondale marino. E questo strumento in particolare è proprio il core del veicolo che abbiamo costruito all'interno del progetto Interreg Italia-Croazia Sushi Drop. Quali sono stati i risultati dal punto di vista biologico? Allora, abbiamo raccolto numerosi dati, non tanto in quest'ultima missione ma soprattutto nelle missioni precedenti. Abbiamo raccolto dati quantitativi e qualitativi del fondale marino esaminato, principalmente nell'area di Ortona e di San Benedetto, mentre nella prima missione, che a Spalato, abbiamo raccolto dei dati biologici, principalmente sulle praterie di Posidonia, che appunto sono presenti nei mari, nel mare Adriatico, sul lato croato. Cosa possiamo dire sulle caratteristiche di questo drone? Questo drone ha di caratteristico il fatto di essere un progetto estremamente multidisciplinare, integra una notevole quantità di sensori e appunto, come si è visto anche parlando con i miei colleghi, noi stessi assegnisti e ricercatori che lavoriamo su questo progetto proveniamo da contesti, dipartimenti differenti, proprio a copertura di tutte le caratteristiche che riguardano il drone. Una di queste di cui mi occupo personalmente, per esempio, riguarda il posizionamento, perché sappiamo tutti che è abbastanza facile oggi come oggi col GPS avere la posizione nostra quando siamo in superficie, ma sotto il mare è tutto più complicato, non possiamo usare il GPS. Abbiamo però una serie di strumenti che ci aiutano a questo, tra cui giroscopi in fibra ottica, sensori inerziali, sensori acustici, che concretamente, e l'abbiamo sperimentato proprio in questi giorni, ci danno una buona posizione del drone, il suo assetto e una serie di parametri che ci servono poi per posizionare tutti i dati che abbiamo acquisito in un contesto geografico che sia univoco. E infatti uno degli obiettivi di questo progetto è quello di inserire la grande mole di dati che abbiamo acquisito in un contesto di database geografico, noi lo chiamiamo GIS, è un sistema informativo territoriale che è rilasciato poi in formato open data, e quindi i dati vengono pubblicamente resi disponibili a tutti i potenziali interessati sul sito web del progetto. Cosa resta di questa esperienza? Innanzitutto è un progetto che, diciamo, che dal mio background, sono nato come aerospaziale, quindi ho sempre avuto il naso all'insù. Spostarmi al mondo underwater, sottomarino, è stato un ambiente completamente nuovo al quale mi sono appassionato tantissimo, perché appunto guardiamo sempre verso l'alto, quando in verità c'è un gap di conoscenza. C'è veramente pochissima conoscenza per quanto riguarda i nostri mari e quello che abbiamo insomma sul nostro pianeta Terra, quindi è molto interessante, c'è tantissimo altro lavoro da fare sia per quanto riguarda appunto la scoperta di nuovi ambienti e anche la parte completamente ambientale, cioè il preservare questi habitat. Ti abbiamo visto fare lezione alle studentesse qui a Fano, c'è interesse verso questo drone?
Sì, suscita sicuramente molto interesse, infatti stiamo già pensando di massimizzare più che altro gli sforzi per poter continuare a lavorare con questo oggetto, perché molte aziende e molti altri enti pubblici si stanno veramente interessando per poter portare avanti le loro ricerche. È stata una bella esperienza? Sì, è stata un'esperienza molto formativa, molto interessante, perché appunto ci ha permesso di lavorare con uno strumento innovativo che non è affatto invasivo e che appunto è il futuro, rappresenta il futuro soprattutto nel campo della biologia marina per quanto riguarda il campionamento degli ecosistemi marini. Gli studenti sono rimasti incuriositi? Sì, abbastanza, fa gola un po' a tutti questo strumento. Adesso vediamo un po' quale sarà l'evolversi di questo progetto e vediamo un po' che cosa riusciremo a dare anche appunto ai nuovi studenti che avranno modo di utilizzare questo oggetto. È stata davvero ottima esperienza e appunto abbiamo ora uno strumento molto performante che sicuramente riusciremo a sfruttare anche in futuro per acquisire ulteriori dati e in altre aree e comunque incrementare anche la nostra conoscenza su questi strumenti davvero complicati ma ricchi di opportunità.